Mister, allora, questa gara con il Parma è un po' il simbolo di questa stagione del Bari, veramente sfortunato. Di questo momento più che di questa stagione, spero, perché se fosse tutta la stagione, beh, almeno a questo punto non usciremo neanche più di casa perché avremo sicuramente un incidente mortale. Ho detto e lo ripeto, abbiamo giocato contro il Parma che è formato da buoni giocatori, ha fatto grandi investimenti, c'è anche una buona organizzazione e noi ci siamo arrivati senza 8 giocatori, 7-8 giocatori importanti e nonostante quello, se c'era una squadra che meritava, abbiamo subito gol al primo tiro in porta, in mezzo a 10 giocatori, ha colpito al volo, ha fatto gol. Il secondo gol, il secondo tiro l'ha fatto all'89esimo, deviato da Gile sul palo. Questi sono i due tiri che ha fatto il Parma. Il resto abbiamo costruito attraverso il gioco, nonostante mancassero tanti giocatori, attraverso giocatori che giocavano in un ruolo che non avevano forse mai fatto. E abbiamo avuto situazioni da gol, abbiamo creato, sbagliato un rigore, abbiamo preso un palo a portiere battuto. Abbiamo 9 contro 11 sfiorato più volte, una o due volte 9 contro 11 il pareggio, 1-1. Quindi non posso non essere orgoglioso di questa squadra. Questa squadra sia mercoledì che oggi ha dato un segnale assolutamente importante, un segnale di una squadra che appena recupereremo i giocatori con questo spirito non puoi non centrare l'obiettivo. E quindi sono assolutamente convinto che non solo lo faremo, ma lo faremo in maniera anche spettacolare, secondo me. È chiaro che in questo momento, se devo parlare di lati negativi, il lato negativo è il nervosismo che ci siamo fatti prendere, perché le due espulsioni sia di Masiello che di Donati erano assolutamente evitabili e sarebbero, non avrebbero dovuto accadere. E questo fa capire quanta tensione c'è in questi giocatori. Io invece dico che la tensione deve essere trasformata in consapevolezza di quello che sai fare e di quello che puoi fare. Quello che puoi fare è creare 4-5 situazioni. Abbiamo portato Pozzetti 3 volte dal limite a colpo sicuro, 2 volte Donati a colpo sicuro, Caputo 2 volte dentro l'area a colpo sicuro e probabilmente me ne dimentico qualcuno. Abbiamo sbagliato un rigore, palo, Raggi al 95esimo, 9 contro 11, abbiamo sbagliato l'1-1. E come posso pensare che questa squadra non c'entri l'obiettivo non appena avrà tutti i giocatori? Terza ed ultima parte del Biancolo Rosso TV Sport con il mio ospite Gigi Frisini. Gigi, ci eravamo lasciati con le parole del tecnico del Bari, Giampiero Ventura. Secondo te può essere messo in qualche modo in discussione l'operato di Ventura? Ventura l'anno scorso ha fatto veramente un grande campionato, però bene o male la società non rilascia dichiarazioni, vuol dire che ha fiducia del tecnico, anche perché bene o male non è per essere tacciati di partigianeria verso la società. In questo momento continua a dire che bisogna fare quanti più punti possibili, fare blocco, anche perché domenica andiamo ad affrontare una squadra tignosa, specialmente in casa. Non dimentichiamo che l'anno scorso il Bari delle Meraviglie ha preso 4 gol a Catania e poi viene una squadra che effettivamente sta facendo, nonostante a pochi punti, sta facendo un buon campionato e non è una squadra che ha grandi nomi, anzi c'ha qualche buona individualità, mi riferisco al Cesena. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Ciao, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Sono Edoardo. Ciao. Senti, io vorrei rispondere a Parigino. Vai. Dunque, a Bari si dice, sai che ha... Se c'è l'asse non c'è peggio. No, qui non è stato fatto mai niente. Abbiamo trovato un direttore sportivo che masticava calcio e sapeva il fatto suo. E nessuno ha mosso un dito per trattenerlo a Bari. Nessuno. Lui aveva già previsto queste cose. Infatti voleva fare quello che voleva fare. Però tutti quanti gli hanno dato addosso. Gli hanno dato il bel servito e adesso ci troviamo in queste condizioni. Ho detto tutto. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, Gigi, ormai inutile andare indietro col tempo. Perinetti un capitolo chiuso. No, ma secondo me il problema di Perinetti è che lui aveva delle idee ben precise, se è vero, ristrutturazione del settore giovanile, tanti quei programmi, la società naturalmente ha optato per una soluzione diversa, però adesso non andiamo a fare il processo all'intenzione. No, adesso bisogna guardare
al prossimo futuro, e il prossimo futuro ci dice che abbiamo da affrontare 3-4 partite difficilissime. Soprattutto la prossima, sarà difficile schierare 11 giocatori. In condizioni penose, sia sul piano fisico, sia sul piano psicologico, che sul numero dei calciatori da poter utilizzare. A Catania il Bari andrà senza Andrea Masiello, Salvatore Masiello, Rivas, Almiron, Donati, Barreto, in dubbio Kutusov, Castiglio, quindi sarà veramente difficile per Ventura fare la formazione. Poi a parte tutto, adesso, mentre noi abbiamo anche una primavera, la linea è stata di fare una primavera molto ma molto giovane, mentre tanti 3 anni fa Beppe Materazzi ebbe il coraggio di prendere 6-7 ragazzi la primavera, che bene o male avevano un'esperienza, questo mi risulta che non ci siano calciatori di esperienza. Era anche la Serie B difficile in questo momento potersi affidare a giocatori di Serie A. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?